lavoro e il diritto al lavoro e il diritto anche alla tutela della salute sono disciplinati dalla Costituzione, è vero, ma proprio quando ti ammali ti rendi conto quanto è difficile coniugare questi due termini, lavoro e cancro, ed è ancora più difficile farlo anche quando la malattia ha una buona probabilità di guarigione. Scusatemi. La commozione spezza la voce di Veronica Carratù, presidente dell'associazione Noi Donne Soprattutto, che ha raccontato la sua esperienza di donna che ha dovuto fare i conti con la malattia. L'occasione è stata data dalla giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro. Il CPI di Mercato San Severino, su impulso della competente unità dirigenziale di Salerno, ha organizzato presso l'Università degli Studi di Salerno un dibattito dove un parterre di relatrici ha portato ognuno la propria esperienza. Docenti universitari, imprenditrici, rappresentanti delle istituzioni come Pachi Memoli, Anna Petrone, Maria Rosaria Meo, referenti per le pari opportunità nell'ordine di Comune, Provincia di Salerno e Regione Campania. Un percorso ancora lungo, quello della parità di genere, come emerso dai lavori, un divario che diventa ancor più evidente e terribile quando si aggiunge il dramma della malattia. Racconti di donne che arrivano quotidianamente all'associazione di cui è presidente Veronica Carratù. Racconti di donne che purtroppo si ritrovano a vivere trattamenti discriminatori da parte dei colleghi e anche dei datori di lavoro, situazioni di mobbing. Sono, come dire, si ritrovano al rientro al lavoro demansionate anche quando magari non è stata fatta una richiesta di mutamento di mansioni, cambio anche proprio del profilo lavorativo, sono deresponsabilizzate, cioè sono allontanate da compiti di responsabilità che prima della malattia ricoprivano in maniera eccellente.